Ho una serie di comandi che possono tornarmi utili quando sono in campagna, ad esempio dei comandi relativi alle misurazioni, eccetera. Se seleziono misura, ho la distanza, il perimetro, l'area e la cronologia di quello che ho misurato. Mi torna comodo, per esempio, andarmi ad attivare quelli che sono gli snap su punto topografico, snap su centro, quadrante, eccetera. Per esempio, vorrei misurare una distanza dal punto 101 al punto 100. Ecco che mi dà la distanza, posso avere la cronologia di quello che ho misurato, oppure ancora posso andare a scegliere perimetri, area, eccetera. Altra cosa interessante sono tutti quanti i punti Kogo che abbiamo inserito, medio per intersezione, proiezione, quarto punto, punto a squadro, divisione in parti uguali, punti su griglia oppure dislivello tra i vari punti. Giusto per far vedere qualcosa, tutti poi funzioneranno alla stessa maniera. Per esempio, voglio andare a inserire un punto medio tra il 101 e il 100. Il punto si chiamerà 113 perché insomma sta continuando andando avanti con i punti che ho misurato. Posso fare una fotografia come sempre e confermare. Ecco che il 113 viene inserito. Così via per punto per intersezione, proiezione e tutti quanti gli altri.